Lo scopo di questo videocorso è quello di presentare le postille di Clemente Rebora alle massime di perfezione cristiana di Antonio Rosmini e più precisamente di presentare le postille che Rebora ha lasciato sulle pagine inerenti la sesta massima di perfezione cristiana. Più dettagliatamente, il frutto degli studi che ho compiuto si trova esposto in un saggio contenuto nel primo volume del Rosminianesimo teologico. Prima di andare a presentare le chiose di Rebora, è bene contestualizzare la lettura delle massime di perfezione cristiana all'interno del più ampio percorso di conoscenza del pensiero di Antonio Rosmini che Clemente Rebora ha svolto. Infatti, una delle caratteristiche della vita religiosa di Clemente Rebora è stato proprio il suo desiderio di conoscere a fondo il pensiero di Antonio Rosmini. È un desiderio che Rebora nutre già nei primi anni immediatamente successivi al suo ingresso nell'Istituto della Carità, avvenuto nel 1931 e che porterà avanti anche nei decenni successivi. A questo proposito leggerò due stralci di lettere che testimoniano proprio questo interesse di Rebora. La prima lettera è del 1936, poco prima dell'ordinazione sacerdotale. Rebora si rivolge a padre Giuseppe Bozzetti e scrive: Clemente si permette sottoporre al giudizio del suo padre generale una sua annosa esigenza, sempre crescente, e cioè di aver tempo di dedicarsi prima del sacerdozio allo studio e meditazione e tesaurizzamento, almeno in qualche parte, della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, della vita dei Santi, delle opere del padre fondatore. Questo desiderio di approfondire le opere di Antonio Rosmini lo si ritrova espresso anche in una lettera del 1955, quando Rebora commenta l'avvicinarsi del centenario della morte di Antonio Rosmini e scrive: Che bisogno di conoscere interamente Rosmini per venire incontro alle richieste che cresceranno. Questo avverbio interamente è proprio ciò che caratterizza gli studi che Rebora ha compiuto a proposito del pensiero di Antonio Rosmini. Rebora infatti nutrì il desiderio di conoscere Rosmini nella sua interezza, dunque di conoscere sia il pensiero ascetico e spirituale del Roveretano che il pensiero filosofico di Rosmini. Questo percorso di approfondimento del pensiero del Roveretano Rebora lo attuò in due tappe. In un primo momento infatti egli si limitò alla conoscenza delle opere ascetiche e spirituali. Siamo negli anni 30, gli anni appunto del noviziato di Rebora. Successivamente, poi, Rebora iniziò invece anche la lettura e la conoscenza del pensiero filosofico del Roveretano. È nuovamente l'epistolario di Rebora a darci testimonianza di questo. Infatti, in una lettera del 1935, Rebora, scrivendo ad Adelaide Coari, afferma appunto di conoscere solamente una parte dell'opera di Rosmini. Ecco cosa scrive: Quanto alle letture del nostro padre fondatore, la mia ignoranza, non ho ancora avuto modo, anche per mia pigrizia, di leggere e tantomeno meditare e ricavare quasi nulla delle opere capitali sue, mi rende difficile indicarle quelle più confacenti ai suoi bisogni attuali. Per me, la più pura e santa e santificante sorgente sgorga dall'epistolario ascetico e si raccoglie nei meandri profondi delle massime di perfezione cristiana. Invece, in una lettera del 1951, Rebora si rivolge a padre Bozzetti e manifesta proprio il desiderio di andare a conoscere ora il pensiero filosofico di Antonio Rosmini. Ecco cosa scrive: Sento sempre più il bisogno di possedere le grandi linee maestre del sistema della verità. Il mio ministero ha sofferto assai del non aver io studiato filosofia autentica, scolastica del padre fondatore. Tuttavia ho avvertito in questi giorni una forte ispirazione a chiedere alla sua carità un aiuto prezioso per me, e cioè se lei potesse tracciarmi per capisaldi l'essenziale del pensiero di Antonio Rosmini, a dar sodezza e presa al mio predicare Gesù.
Dunque, Clemente Rebora, dopo aver approfondito principalmente lo studio dell'ascetica e della spiritualità di Antonio Rosmini, sente il desiderio di approfondire il pensiero filosofico del Roveretano. Questo interesse verso i testi del padre fondatore è testimoniato non solo dalle lettere, ma anche dagli articoli che nel corso degli anni 50 Rebora ha pubblicato sul bollettino Rosminiano Caritas. Questi articoli sono oggi raccolti in un volume e Marziano Guglielminetti, commentandoli, li ha definiti proprio come una antologia di Rosmini, per sottolineare questa ricchezza di citazioni che Rebora ha inserito. Oggi però, oltre alle lettere e agli articoli apparsi su Caritas, ci sono delle altre preziosissime testimonianze dell'intensità con cui Rebora ha letto e meditato i testi del padre fondatore. E sono i postillati reboriani, che sono custoditi presso l'archivio storico dell'Istituto della Carità a Stresa. Mi riferisco in particolare a quelli che ho avuto modo di studiare, ovvero l'epistolario ascetico e le massime di perfezione cristiana. Per quanto riguarda queste ultime, di cui adesso andrò a fare qualche considerazione, mi limito a dire che si tratta di un'opera pubblicata nel 1830 e che sono uno dei testi fondamentali dell'ascetica rosminiana. Si tratta di 6 massime di perfezione che, secondo l'affermazione stessa di Rosmini, servono le prime 3 per meditare sul fine dell'operare che l'uomo cristiano deve avere ogni or presente per seguire il Vangelo, e le altre 3 invece per meditare sui mezzi onde egli può con la prudenza conseguirlo. Come accennavo all'inizio, in particolare mi concentrerò sulle chiose che Rebora ha lasciato sulla 6ª massima di perfezione cristiana, quella che recita: disporre tutte le occupazioni della propria vita con uno spirito di intelligenza. Per quanto riguarda le letture di Rebora, possiamo dire che queste annotazioni sulle massime di perfezione cristiana sono da collocare tra il 1940 e il 1951 circa. Infatti, la copia delle massime di perfezione cristiana appartenuta a Clemente Rebora e oggi custodita presso l'archivio storico dell'Istituto della Carità è una copia del 1940, è una copia delle edizioni pubblicate da Sodalitas per la piccola collana di Caritas. Questa copia inoltre reca una firma autografa, Don Clemente Rebora. Ebbene, noi sappiamo che a partire dal 1951 Rebora ottenne il permesso di aggiungere il nome Maria e da questo momento in avanti egli si firmerà Don Clemente Maria Rebora. Dunque è probabile che queste chiose, almeno nella loro fase iniziale, appartengano a un periodo compreso tra il 1940 e il 1951. In realtà, come già accennavo prima, con alcune lettere Rebora ebbe modo di avvicinarsi a quest'opera di Rosmini negli anni del noviziato e anzi, secondo Carmelo Giovannini, nel 1930 Ezilde Carletti e Adelaide Coari regalarono una copia delle massime di perfezione cristiana a Rebora, che dunque già in quella data avrebbe potuto accostarsi alla lettura di questo testo. Andando ora nel dettaglio delle chiose, innanzitutto possiamo notare come Rebora abbia inserito all'interno delle massime di perfezione cristiana numerosi foglietti sui quali ha annotato le proprie considerazioni. Questi foglietti, scritti sia a penna che a matita, presentano inoltre l'utilizzo dei colori rosso e blu. Si tratta di una costante delle chiose di Rebora. La si ritrova anche nell'epistolario ascetico, nella Divina Commedia o nell'Odissea. Rebora utilizza il colore rosso per sottolineare i concetti positivi e il colore blu per sottolineare invece i concetti negativi. Questi foglietti, o meglio una buona parte di questi foglietti, sono stati raccolti all'interno di un fascicoletto su cui i catalogatori hanno messo l'annotazione buon uso del tempo. E questa è in effetti una bella sintesi di quello che Rebora ha meditato. Si tratta di un buon numero di fascicoletti inseriti all'interno delle pagine e poi appunto successivamente raccolti.
Guardando le annotazioni si vede che Rebora a volte trascrive dei passi di Rosmini provenienti da altri testi, a volte confronta le parole di Rosmini con quelle di altri santi, come Giovanni Bosco, altre volte invece utilizza le parole del padre fondatore per riflettere sulla propria esistenza. È il caso della chiosa che andrò a leggere per intero. Un altro anno datomi dalla misericordiosa, longanime, paziente bontà divina ad penitentiam non è più. Ringraziare del bene che egli mi ha dato di fare, chiedere perdono del bene non fatto e del male fatto, del tempo perduto, ogni momento che non ho passato in grazia di Dio, in Cristo, mosso dallo Spirito Santo, e quindi esercitando la carità sul fondamento, roccia, della umiltà, nella pazienza crescendo nel corpo mistico di Cristo, è andato perduto o a condanna. Cosa ho fatto in ordine al porro unum, alla mia salvezza e santificazione e l'altrui, cominciando dalle anime più vicine, particolarmente affidatomi dalla divina provvidenza? Ebbene, leggendo questa chiosa si nota come il pensiero di Rebora si concentri in particolare sul tempo perduto. Rebora ritiene che sia perduto ogni momento che non si è passato esercitando la carità e quindi ogni momento in cui non si è operato per la propria salvezza e per la salvezza degli altri. L'ottica quindi in cui Rebora riconosce la preziosità del tempo è la seguente, come lui scrive: il tempo è fatto per seminare, meritare virtù e santità. Si piangerà tutto il tempo passato senza amare lui. L'interesse di Rebora per la concezione rosminiana del tempo si vede anche dalle chiose che Rebora ha lasciato sulle pagine dell'epistolario ascetico. In particolare la lettera 52 del volume primo, che Rosmini dedica proprio al tema del tempo, è particolarmente sottolineata da Rebora. Rebora nota come per Rosmini la vita terrena non è altro che una preparazione alla vita eterna e dunque apprende che per Rosmini il tempo della vita terrena è l'unico che il cristiano ha a disposizione per guadagnarsi la salvezza. Ecco quindi perché anche nelle chiose alla sesta massima di perfezione Rebora insiste sulla necessità di non perdere tempo e sulla preziosità dei giorni terreni. Rebora nelle chiose alle massime di perfezione cristiana utilizza più volte i concetti di dono e tesoro oppure di beneficio. Ecco per esempio quanto scrive in una chiosa: tutta la nostra conversazio sulla terra è in ogni istante un beneficio del Signore. Dovrebbe essere parola di ringraziamento la nostra, riassunta dal Deo Gratias. Ecco dunque il termine beneficio. Per Rebora il tempo terreno è un beneficio divino, è un dono che Dio concede agli uomini affinché possano operare in vista della loro vita eterna. Scrive Rebora in un'altra chiosa: il tempo cristiano è preziosissimo sangue che fluisce per noi e pane e amore infinito. Rebora inoltre nelle chiose utilizza spesso le espressioni ogni momento, ogni istante, ogni minuto, cioè Rebora riconosce il valore di ogni attimo dell'esistenza umana. E anche questo è un concetto che Rebora apprende mettendosi alla scuola di Antonio Rosmini. Scrive infatti in un articolo apparso su Caritas e intitolato Rosmini, il tempo e l'eternità. Rosmini sentiva con il senso di Cristo tutta la portata della frase scritturale il tempo è breve. E la affermazione paolina finché abbiamo tempo operiamo il bene è molto cara a Rebora, che la utilizza per esempio anche in apertura di una delle sue liriche religiose, cioè La chioccia, e che la utilizza anche nell'articolo appena citato. Dunque, Rebora riconosce che ogni attimo è prezioso perché finché abbiamo tempo è bene che operiamo in vista della vita eterna. Rebora inoltre mette a confronto la concezione pagana e cristiana
del tempo. Cioè Rebora riconosce che anche il mondo antico, il mondo non cristiano, dava valore al tempo presente, ma in un'ottica diversa. Ecco cosa scrive in un altro articolo apparso su Caritas. Si dice che gli antichi egiziani nei loro conviti tenessero sulla mensa un teschio a rammentare la brevità del nostro star su questa terra, per affrettarsi a goderla prima di sparire. Questa riflessione la si trova anche in un cartiglio presente proprio tra quelli contenuti a commento della Sesta Massima. Ecco cosa scrive Rebora. Noi siamo stati creati per il cielo, per la vita eterna. L'esistenza presente non è che un breve principio, un tempo brevissimo in cui si prepara alla vita eterna. Dunque, mentre in prospettiva pagana il riconoscimento della brevità della vita ha come conseguenza il desiderio di godere di ogni singolo momento, cristianamente invece questa consapevolezza deve condurre all'urgenza di operare il bene. Ed è una chiosa presente nell'epistolario ascetico a sintetizzare bene come Rebora colga la differenza tra la concezione pagana e la concezione cristiana. Scrive infatti Rebora: l'invito di Rosmini a vivere alla giornata, fondando tutti i calcoli nostri sul presente, non è assimilabile al carpe diem, perché il presente, cristianamente inteso, trova la sua corrispondenza nel passo del Vangelo di Matteo, in cui i discepoli sono esortati a vegliare e pregare per non cadere in tentazione. Dunque, la riflessione di Rebora è compresa entro due termini, il nunc, l'ora, e il semper, cioè l'eternità. Rebora insiste sulla preziosità di ogni singolo momento, perché ogni singolo momento che ci è dato adesso, ora, serve per conquistare l'eternità. Scrive Rebora su Caritas: non per nulla la Celeste Mamma ci fa ricorrere a lei con l'invocazione: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, la quale ora è poi l'ultimo adesso decisivo. E infatti il nostro sempre dell'eternità dipende dal nostro adesso. Però solo con tale grazia attuale possiamo trionfare dell'insidia satanica che mira a farci perdere il momento propizio alla salvezza, deviandosi in ciò che non viene dal Signore, o a recriminare il passato, o a impensierirci dell'avvenire, o comunque distrarci dall'istante presente in cui soltanto ci è dato aderire nell'eternità all'eterno presente. Dunque, Rebora, messosi alla scuola di Rosmini, apprende il valore del nunc, dell'adesso, cioè apprende il valore del buon uso del tempo e comprende che questo deve essere ben utilizzato in vista dell'eternità.